Salve ragazzi, benvenuti su The Seed Channel, sempre con il vostro Seed. Oggi, come potete ben vedere, cominceremo un gameplay. Avevo intenzione di fare un gameplay bello carico, un gameplay pesante, proprio se vogliamo dire. Quindi ho detto, avevo iniziato Bioshock ai tempi, però poi l'avevo pure fermato perché, per chi non lo sapesse, avevo avuto anche problemi con il gioco in sé. Quindi ho detto, perché non fare un Bioshock? Ma dato che mi seccavo a riportare tutto Bioshock, ma tanto appunto dove eravamo arrivati, ho pensato, facciamo un altro. E così ho pensato, perché non fare Bioshock Infinity? Infatti oggi, ragazzi, siamo qui, per chi non avesse capito, con Bioshock Infinity. Ma bando alle ciance e andiamo a iniziare. Sì, c'è il continuo perché volevo vedere se... C'è un continuo perché volevo vedere se il gioco mi funzionava, perché molte volte il mio computer purtroppo certi giochi non li legge. Ad esempio, volevo fare anche dei gameplay con voi sempre di Left 4 Dead, avendolo preso ai tempi. C'è stato un periodo in cui Steam me lo dava gratis e me lo sono preso, però non ho potuto farlo perché mi dava problemi. Benissimo. Una cosa che mi piace molto di questo Bioshock, che c'era anche nel precedente se non sbaglio, Booker. Sì, ciao. Hai paura di Dio? No. No. Di te però sì. Ma ho paura di te. Ragazzi, sono un fottuto. Ragazzi, sono un fottuto oracolo. So quello che avrebbe detto prima che me lo disse. Me lo dicesse. Vabbè, quella roba lì. Hai intenzione di restare seduta? L'alternativa qual è? In piedi? No, l'alternativa è remare. Dacci una mano. Remare? Non ci penso nemmeno. Quindi ti aspetti che faccia questo tutto cos'è? Io? No, mi aspetto solo che remi sempre tu. E perché mai? È stata un'idea tua. Un'idea mia? Sono stata chiara sul fatto che non credo nell'esercizio. Remare? Wow. Anche se credo sia un buon esercizio. Allora cosa? L'esperimento sul pensiero. Scusate. Manca ancora molto. Uno partecipa a un esperimento sapendo di poter... Ma ragazzi, non so cosa pensare. Sapendo di aver fallito. Possiamo tornare a remare? Ti suggerisco di farlo o non arriveremo mai. No, intendevo che apprezzerei molto se tu mi aiutassi. Perché non lo chiede lui? Immagino che gli interessi più che a me arrivare a destinazione. Suppongo di sì, ma non ha senso chiederglielo. Sì. Perché? Perché lui non rema. Lui non rema? No, lui non rema. Ah, capisco che vuoi dire. E remi solo tu. Figlio, datti una mossa. Lo sappiamo come sono. Siamo arrivati. Oh. Ah, già possiamo muoverci col mouse. Solo col mouse per ora. Ah, per via facile tutto. Ripeto, una cosa bella di questo Bioshock è che è tutto totalmente in italiano. Non gli diciamo quando ritorneremo. Cambierebbe qualcosa? Potrebbe confortarlo un po'? Almeno su questo siamo d'accordo. Ehi, mi presa di qua. C'è qualcuno ad accogliermi? Spero proprio di sì. Sembra un posto terribile dove ritrovarsi a piedi. Forse c'è qualcuno all'interno. Grazie ragazzi. Benissimo. Raccogli per la gente. Ah, che culo. Involontariamente. Cioè, inizia qui. È un po' simile al primo Bioshock, cioè che noi ci ritrovavamo dopo il... pare che era caduto un aereo, se non mi sbaglio, sì. Ci troviamo in un posto sperduto di mezzo al mare, ma noi ci siamo finiti per puro caso. Questo invece a quanto pare proprio ci è voluto proprio arrivare qui. Come se io do un'occhiata ai ragazzi in giro, perché infatti si trova roba. Vorrei diciamo essere pieno di scorta e tutto, perché l'ultima volta, vediamo se l'inventario non so come si apre, poi lo scopriremo nel gioco. L'ultima volta, per chi non lo sapesse, possiamo? Permesso? Sono Booker DeWitt. Immagino mi stiate aspettando. Molto. Sì, ti stanno aspettando. Dicevo, nell'ultima volta che avevo giocato a Bioshock, ero arrivato in un punto in cui, dove ero arrivato io, che ero senza quasi nulla, ho pochissime munizioni, pochissimo di tutto, quindi non vorrei, diciamo, ritrovarmi allo stesso punto di prima. Vediamo, usa la bacinella. Amico, fattelo dire, hai una faccia da culo. Comunque, in bocca al lupo, amico. In bocca al lupo. Wow. C'è nessuno? Ah, ci sono delle... Di là? Sì, ciccio, ma se non ti rispondono ci sarà un motivo. Forse non c'è nessuno. Forse sei arrivato
Ah, vero che in Bioshock non c'è la cosa di... diciamo, ah, vero, non c'è, diciamo, l'inventario. Qui c'è quello che prendi, mangi. Esamina l'armadietto, moneta d'oro e cereali, gnamme. Sì. Uso il telefono, vediamo il telefono. Pronto? Vorrei una pizza, una margherita con aggiunta di salame e degli ustel. Ah, ok, niente pizza. Chiedo scusa di tenere la voce piano, ma purtroppo ragazzi l'orario è quello che è. Wow, cioè, vi faccio capire che ore sono. Diciamo che è un po' tardi. Per chi lo volesse sapere, insomma, è mezzanotte e ho avuto soltanto questo piccolo lasso di tempo per riuscire a fare sto gameplay. Io a mezzanotte sono sveglio, che sto registrando, con sto caldo, con sta maglietta, qua c'è del sangue, porco can. Cominciamo bene, ancora non ho neanche capito dove mettere mani. Sto salendo su un faro e cominciamo molto bene. Ok, mi prendo... Oh, c'è una sigaretta accesa qui. Coltelli... Perché? Poverino, che ha fatto? Sì, ma siamo seri. Cioè, io me ne sarei andato tipo ora. Avrei costruito... Mi sarei messo dentro un barile e mi sarei buttato in mare. Perlomeno non stavo qui. Ma sì, questo posto è orripilante. Salvataggio profilo. Ah sì. E che sono queste cose? Ah! Quindi vediamo se ho capito. Sono una pergamena, sono una chiave, sono una chiave, sono una spada e sono una spada. Sono un genio! Che dai, che quiz è? Cazzo era quel coso? Piano! Intanto io prendo qua quello che trovo. Non posso saltare. Ehi. Ok, scherziamo poco. Forse era meglio Sento che l'esagerazione voi dominate, ah, mamma, che dici sentria? Ma che succede? Qualcuno mi... What the fuck? Va bene. Pare che si aspettino che mi sieda sulla loro bella sedia. No, io non mi siedo. Che posso fare? Adesso cosa... Diavolo! Pensare, pellegrino. I lacci sono per la tua sicurezza. Che diavolo succede? Molto... No, no, no! Dannazione! Ascensione. Ascensione tra 5, No, no, 4, no, no, no! 3, Ah, ragazzi, una 2, cosa. 1. No! Ascensione! Io non ho giocato, Ascensione! non so niente su Bioshock 3.600 Infinite. metri! 3.000 metri! Ma dove sto andando? 4.500 metri! Che cazzo? Alleluia! Mi avevano accennato che non eravamo a Riptide, ma siamo in paradiso? Cioè, io sapevo di Bioshock Infinite che andavamo su Riptide, cioè la città sott'acqua. Quindi questa devo dedurre che sia una città sopra le nuvole. E la prossima dove la fanno? All'inferno? Boh. Spero perlomeno che qui non ci sia inciviltà come nel primo.
Ho dimenticato di accendere il timer, quindi non so quanti minuti siamo, ma sì e no direi una... 15. Vabbè, vediamo un pochettino qua come si mettono le cose. Casomai questo gameplay lo faccio durare un po' più del previsto, dato che non ho... non ho da con me il cronometro. Comunque volevo avvertirvi ragazzi oltretutto che farò come ho fatto tempo fa, cioè che alternerò una puntata di questa serie, una puntata di Bioshock, una puntata di un gioco in RPG Maker. Ne ho presi ragazzi veramente un casino di RPG Maker, ne ho anche giocato qualcuno e sono, ci sono dei RPG Maker veramente belli. E un'ultimissima cosa, qualsiasi gioco ci sia in inglese o in qualsiasi altra lingua, io non lo traduco, perché farei soltanto danno, dato che il mio inglese o le mie qualsiasi altra lingua è molto ridotta. Ok, sì, trovo un modo per entrare in città, vediamo. Ho perso tutto, ora mi è spuntata la premi N per avere un aiuto su come raggiungere l'obiettivo attuale. Vediamo un poco, premo N. Oh, che cosa carina, molto utile, però anche riduce molto la giocabilità, perché se tipo tu già sai centro di accoglienza. Sì ragazzi, allora io non sono precisamente fatemi capire, io sto rubando dal piatto delle offerte. Questa mi sembra una chiesa con l'acqua. Come cavolo si può avere dell'acqua in cielo? Io non lo so, ma va bene. Cerchiamo in giro, io cerco come sempre di prendere tutto quello che posso, perché come ripeto vorrei arrivare ad un livello che, cioè, non voglio essere super potente, avere tutto a disposizione, ma essere diciamo in un modo che non ho problemi a giocare, va. Ok, beh, non penso che ci voglia Dio perché non penso che ci voglia Dio. Wow. Oh, però sì. No. Devo scoprire come uscire da qui. Sì, penso anche io. Premiamo N. Chiedo scusa. Dove mi trovo? In paradiso, o la cosa più simile fino al giorno del giudizio. Meglio che tenga per me queste domande, se non voglio farmi ammazzare. Sto tizio penso che sia leggermente perso. Beh, perlomeno però qui a quanto pare la città è tranquilla. Cioè quando sono andato a Reptide c'era lo schifo. Proprio manca a parlarne. Ed ogni anno, in questa occasione, sì, rinnoviamo il nostro impegno verso la città e il nostro profeta, padre Comstock. Ammazza. Rinnoviamo il nostro impegno col sacrificio e rendendo grazie e immergendoci nelle acque del battesimo. Qualcuno di nuovo? Qualcuno che viene da Sodoma? Nuovo arrivato a Columbia per essere purificato davanti al profeta, ai fondatori e al Signore? Bisogna solo di entrare in città. Entrare in città? Fratello, l'unico modo di entrare a Columbia è la rinascita nelle acque battesimali. Ti farai purificare, fratello? Non lo faccio, oppure giro i tacchi e me ne torno sul razzo. Quanto vale farla finita? No. Che devo fare? Ti battezzo nel nome del profeta, nel nome dei fondatori e nel nome del Signore. Sì. Che tu, purificato dal peccato, nasca puro nel ventre di Columbia. Non saprei, fratelli e sorelle, questo non mi sembra molto purificato. Sto pezzo di merda. Ecco, era troppo bello. Chi c'è? Chi va là? Portaci la ragazza e annulla il debito. Cosa vuoi? Avevamo un accordo, DeWitt. Apra questa porta, immediatamente. Te l'ho detto. Non lo farò. Ora va via. Signor DeWitt. Signor DeWitt.
What the fuck? Ciccio, ciccio, ciccio! E come sappiamo che questo era il nuovo Eden? Dobbiamo affidarci all'orgoglio per renderlo male. Perché l'orgoglio non può renderlo male. Lo sappiamo perché l'angelo... L'idiota di un prete deve imparare la differenza tra battezzare un uomo e annegarlo. In modo che l'Eden devo trovare un punto di riferimento e scoprire dove sono. Sopra. Di tutte le altre a padre Franklin. Va bene ragazzi, credo che per ora questo possa anche bastare. Vabbè, abbiamo dato l'inizio, diciamo proprio il primo assaggio di gameplay di BioShock Infinite. Vediamo più avanti come va. E per essere sincero, l'inizio non mi è sembrato tanto male. Ragazzi, come sempre, io vi ringrazio di avermi seguito e se il video vi è piaciuto vi invito a mettere un pollicione in su, mettere un commentino e condividere il video se mi va. Come sempre lascerò sia Facebook e Twitter in descrizione e ragazzi, con questo il vostro Sid vi saluta e vi dà appuntamento ad un prossimo video.